Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi location diversa perché dove giro i video di solito fa veramente troppo caldo, invece questa stanza che è la camera da letto è un pochino più fresca, quindi è probabile che durante l'estate vedrete dei video girati in questa stanza perché altrimenti rischio di sciogliermi davanti alla telecamera. Ma l'argomento del video non è questo, ma bensì i prodotti Essence della linea Kisses from Italy. Io ho comprato qualcuno di questi prodotti. In realtà ne ho comprati pochi, però volevo provare qualcosa e oltre a farvi vedere quello che ho comprato, volevo anche farvi una breve recensione perché ho già cominciato ad utilizzarli, quindi volevo dirvi un po' qual è stata la mia impressione e come io mi sono trovata. Comincio dalle salviette con il blush, quelle opacizzanti con il blush. Il packaging è veramente carino perché si presentano proprio come se fosse una cartolina. Quindi c'è l'immagine di Amalfi in questo caso, c'è il timbro, l'indirizzo, quindi insomma è proprio una cartolina dall'Italia ed è veramente un packaging secondo me molto carino. Poi all'interno si presentano in questo modo, quindi voi aprite la scatolina. C'è scritto ciao bella, quindi anche così un messaggio che riesce un po' a motivare. E qui ci sono tutte le cartine. Vedete che sono, scusate, c'è quella sopra che fa da protezione. Sono rosa, molto molto rosa. Ecco, io su questo vi dico subito che mi è piaciuto, però dovete stare attente quando toccate la cartina perché vi lascia praticamente glitter rosati da tutte le parti. Però se capite questa cosa subito e riuscite ad evitare di riempirvi le mani di glitter rosati, è un prodotto con il quale io mi sono trovata bene. Vi faccio vedere una cartina che ho appena usato, che è questa. Vedete, si presenta in questo modo qua. Così, io questa ovviamente è un po' stropicciata perché l'ho appena utilizzata. Io non so se si vede qualcosa perché, come vi ripeto sempre, finché non mi compro delle luci adatte, purtroppo quella che ho non è proprio ideale per mostrare prodotti di make-up. Però in questo momento sugli zigomi ho questo tipo di prodotto. Praticamente io l'ho semplicemente tamponato leggermente sul viso in modo da non riempirmi completamente di glitter perché è leggermente glitterato. Non troppo, perché comunque, se voi fate caso, non è eccessivamente glitterato, però lascia comunque un pochino di colorito, esattamente come un blush deve andare a fare. Quindi, insomma, secondo me è un prodotto che si può utilizzare tranquillamente ed è una cosa comunque anche veloce da applicare perché basta tamponare un pochino la cartina e avrete l'effetto blush. Io vi consiglio di utilizzare più volte la stessa cartina perché comunque non riuscirete ad utilizzarla tutta, perché se la utilizzate tutta vi riempite completamente la faccia di glitter e diventate rosa, quindi non mi sembra il caso. Basta tamponare leggermente anche partendo dall'angolo, insomma, dall'angolo della cartina, quindi secondo me in 2 o 3 volte potete usare una cartina. Ovviamente poi la riponete in modo da non andare a sprecare il prodotto, però secondo me è fattibile in modo da ottimizzare il più possibile e di sprecare meno cartine possibili. Quindi insomma è una cosa che io sto facendo, mi sto comunque trovando bene. Quindi il primo prodotto direi che mi è piaciuto e sicuramente è approvato. Poi, sempre in tema di cartoline, di immagini dall'Italia, ho voluto provare lo shampoo secco in fogli, che è questo. Anche questo ha un packaging che a me piace tantissimo, è veramente molto carino, secondo me. Anche in questo caso, quando aprite la confezione, vi troverete un messaggio, in questo caso è Buongiorno principessa, e comunque sono insomma cose carine, non è indispensabile ovviamente per un prodotto di make-up avere il messaggino sopra, però secondo me comunque è una cosa carina. Si presentano in questo modo i fogli, vanno utilizzati dalla parte colorata e applicandoli dalla radice del cuoio capelluto fino alle punte avrete appunto questo effetto di assorbimento del sebo, quindi è uno shampoo secco in fogli. Io purtroppo non posso fare paragoni tra questi e lo shampoo secco, diciamo non in fogli, quello classico, perché non l'ho mai utilizzato. Non sono una persona che utilizza lo shampoo secco e voi vi starete chiedendo allora perché l'hai comprato? Perché lo shampoo secco classico non mi piaceva perché lasciava sui capelli quella polverina bianca, che poi è vero che i capelli vanno spazzolati, però a me quella polverina bianca che lasciava lo shampoo secco non mi piaceva assolutamente, quindi è un prodotto che non ho mai utilizzato.
Ho voluto provare questi perché essendo in fogli ho immaginato che non lasciassero proprio questa polvere bianca sui capelli e in effetti questi non lasciano quella polverina bianca che a me non piace per niente. Devo dire che io ho i capelli piuttosto secchi, non ho assolutamente capelli grassi, a me un shampoo dura tantissimi giorni, quindi diciamo che mi sono trovata bene, però tenete presente che io parto da una base di capello secco, quindi non c'è tantissimo sebo da assorbire. Quindi io l'ho provati praticamente quando stavo per lavarmi i capelli. Ho aspettato un giorno in più perché volevo provare questo prodotto. Ho provato a passare queste salviette ed effettivamente ho avuto un effetto migliorativo. Diciamo che con questo tipo di prodotto avrei forse potuto aspettare un'altra mezza giornata, però sicuramente non hanno fatto un miracolo perché lo shampoo è un'altra cosa. Però tuttavia comunque mi è sembrato che l'effetto di assorbimento del sebo, comunque l'effetto di capello un po' più pulito subito dopo l'applicazione, comunque mi è sembrato appunto di vederlo, però ripeto, sicuramente non è un prodotto miracoloso perché farsi uno shampoo è tutt'altra cosa. Ma andiamo avanti, se no mi perdo veramente troppo in chiacchiere. Poi ho voluto provare le mini matite per labbra semi matte in questa confezione così da viaggio, quindi una confezione piccolina, perché comunque al di là del fatto che mi piacevano queste colorazioni così chiare e poi mi sembrava utile proprio da portare in viaggio una confezione del genere, perché in questo modo riesco ad avere tre rossetti in una confezione veramente che occupa pochissimo spazio, quindi l'ho presa più che altro questa perché volevo portarmela in vacanza, insomma, quindi l'ho preso per questo motivo. Ho avuto occasione di provarlo perché me lo sono comunque portato in vacanza. E devo dire che mi sono trovata abbastanza bene. C'è solo una di queste tre colorazioni che non mi è piaciuta tanto, insomma, però diciamo che nel complesso mi sono trovata bene. Quella che io ho in questo momento sulle labbra è questa, quindi quella un pochino più scura, questa qua marrone, e messa sulle labbra comunque risulta molto più chiara rispetto a quello che vedete qui, perché qui sembra un marrone molto scuro, poi in realtà sulle labbra viene così. Ed è una colorazione che comunque a me piace perché in estate ci sta che le labbra possano essere un pochino più chiare con queste nuance un pochino più delicate, però volevo farvi vedere comunque lo swatch sulla mano. Questa, spero che vediate qualcosa, questa qui, la prima è appunto questa matita marrone, questa qua, questa è la prima. E comunque devo dire che mi piace, cioè questa colorazione sulle mie labbra mi piace abbastanza. Poi quella che vedete qua, quindi la seconda, è questa qui più rosa, che dovrebbe essere un rosa pesca, però diciamoci la verità, alla fine sembra un po' un rosa Barbie. Questa qui, no, spero che vediate qualcosa. Io devo dire che con questo rosa così appunto Barbie non mi sono trovata benissimo perché mi è sembrato eccessivamente rosato. Quindi poi io sono riuscita ad utilizzarlo lo stesso perché ne ho messo uno strato sottilissimo e sono andata poi a sfumare le labbra. Quindi alla fine è venuto fuori un rosa naturale, molto sfumato e molto chiaro. E quindi alla fine ho trovato comunque il modo di utilizzarlo, però diciamo che non mi ha entusiasmato. E poi c'è questo rosso, che è questo qui che vedete, l'ultimo, questo rosso qua, che devo dire mi è piaciuto abbastanza, perché comunque è un rosso abbastanza classico, però tutto sommato, insomma, per andare in vacanza, per lo scopo per il quale l'ho comprato io, andavano benissimo queste tre matite. Comunque anche questo rosso, anche se è molto classico, alla fine mi è abbastanza piaciuto. Devo dire però che fra tutti e tre il mio preferito è quello che ho adesso sulle labbra, perché è quello secondo me che dà comunque alle labbra una tonalità più naturale, ma anche con un pochino di colorazione che comunque a me piace perché a me i rossetti sul marrone sono sempre piaciuti. Quindi quello è assolutamente quello che io prediligo.
E l'ultimo prodotto che ho comprato è la crema mani ai limoni di Sorrento. Questa io l'ho presa perché mi piaceva tantissimo l'idea di avere una crema mani al limone. Se avete visto il video sulle mie creme mani, sapete che non mi mancano assolutamente le creme mani perché ne ho tantissime. Però è anche vero che mi piacciono e le utilizzo tantissimo. Quindi, quando ho visto che in questa linea era compresa una crema mani al limone, ho voluto provarla perché la profumazione di limone a me piace moltissimo. Intanto il packaging è molto carino perché ha questi limoni disegnati sopra, questo tappo giallo che comunque ricorda il limone, e poi è secondo me anche carina proprio la forma del packaging, il fatto che sia piccola, quindi potete portarvela in borsetta, potete portarvela anche in aereo, nel beauty case, insomma è veramente pratica secondo me. E poi ragazzi, ha una profumazione al limone che è qualcosa di fantastico. Ovviamente vi deve piacere il profumo al limone perché questa sa proprio tanto di limone. Io più l'annuso, ragazzi, e più mi piace perché veramente ha una profumazione di limone favolosa. E quindi insomma sono super soddisfatta. Inoltre, questa crema è adattissima per tutte coloro che vogliono una crema mani senza avere quell'effetto, diciamo, unto sopra le mani, perché so che ci sono tante persone che non usano le creme mani perché lasciano un po' di unto comunque sulle mani e a tanti dà fastidio. Invece questa è una crema diversa perché è più come un gel, quindi appena voi la mettete sulle mani, tempo un secondo si asciuga e le mani non sono assolutamente unte. La consistenza è quella di una crema, quindi voi vedete che è una crema. Però nel momento in cui voi la spalmate sulle mani, si asciuga subito, quindi è come se fosse un gel, si asciuga immediatamente e non vi lascia neanche un pochino di unto, ve lo assicuro. Ovviamente dovete mettere poco prodotto, perché se voi mettete tanto prodotto, ovviamente non si asciugherà subito, ci vorrà più tempo. Ma se voi mettete una puntina di prodotto sulle mani, poi andate a massaggiare le mani, far assorbire la crema, vi assicuro che in pochissimo tempo si assorbe e sulle mani non rimane assolutamente l'effetto unto. Quello che a me piace è anche il fatto che, essendo una crema fatta in questo modo, dà proprio un effetto freschezza. Quindi nel momento in cui vi mettete questa crema, le vostre mani saranno freschissime ed estate, una cosa che comunque fa piacere. Quindi io questa crema, se riuscite a trovarla negli stand, vi consiglio di acquistarla e di provarla perché è veramente ottima. Io sapete che creme mani ne ho provate tante perché ne ho tantissime, ne utilizzo tantissime, però questa mi sento veramente di consigliarla a tutte quelle donne o uomini che comunque usano la crema mani che vogliono le mani morbide senza avere l'effetto unto della crema. Quindi questa secondo me è proprio perfetta a questo scopo. Anzi, vi dirò di più, mi dispiace che questa linea sia tutta una linea in edizione limitata perché se questa fosse in collezione permanente io sicuramente l'andrei a riacquistare perché in estate, che comunque io ho le mani abbastanza morbide perché è soprattutto in inverno che ho le mani secche, d'estate non ho le mani tanto secche, però mi piace comunque mettermi la crema mani. E questa è perfetta perché comunque si asciuga subito, mi lascia le mani fresche, vellutate, morbide. Comunque, questi sono i prodotti che io ho comprato e che appartengono a questa linea Kisses from Italy. Fatemi sapere nei commenti se voi avete provato questi prodotti o se ne avete provati altri di questa linea, cosa ne pensate, se qualcosa vi incuriosisce, se volete appunto provare ad acquistare qualcosa di questi prodotti. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.